Presidente, tra le priorità dell'ATER c'è sicuramente il recupero dello stabile di Angeletti. Sì, l'ATER è preoccupata insieme al sindaco di Sulmona, con la quale abbiamo una comunità di vedute, di recuperare immediatamente quell'area, sia perché è al centro di Sulmona, sia perché permetterebbe il rientro di 36 famiglie in un ambito al centro della città e magari con un accordo di programma per rendere anche più commerciale quell'area. L'intervento dovrebbe poter beneficiare, una volta trovate le modalità operative, di incentivi anche statali con tempi molto brevi di progettazione e poi di realizzazione. Resta in piedi anche il recupero dell'area ex Scipione. L'area ex Scipione, c'era un tentativo di un accordo di programma, se non ricordo male o se non mi è stato riportato male, che però stenta a decollare perché c'è carenza di risorse pubbliche e forse bisognerebbe guardare più a privati, anche confinanti, che potrebbero essere interessati. Più di una proposta è arrivata all'ATER e la stiamo vagliando, ovviamente soltanto dopo che con il Comune avremo raggiunto un'intesa su questa possibilità, salvo che non ci sia invece la volontà e la disponibilità di un intervento immediato. Ad ogni buon conto quell'area deve essere necessariamente sistemata, sa bene le condizioni in cui si trova. Nel cuore del centro storico infine c'è il Palazzo Sardi. Per Palazzo Sardi lo stesso abbiamo già dato indirettamente un incarico, perché ci è stato richiesto di poter valutare la documentazione relativa a Palazzo Sardi, anche lì per un intervento di ecobonus e sisma bonus. Dovrebbe essere prevista una richiesta di aumento di cubatura, ma ancora non abbiamo riscontro al riguardo di queste valutazioni che devono essere fatte. A breve porteremo anche questo allo studio dell'ATER. È certo però che una priorità c'è, ed è quella di stringere con il Comune degli accordi per chiudere in tempi strettissimi sia l'intesa e sia cominciare i lavori, finché i cittadini possano verificare che con il sindaco si possono conseguire risultati importanti in breve tempo.